Buongiorno a tutti e benvenuti a TG regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia di Marco Audio Radio Vigino d'Este e Radio 1 e sta radio. Come di consuetudine, il nostro TG regionale e meteo regionale è sempre aggiornato. E subito vediamo le notizie, la neve in bianca anche in Friuli, freddo siberiano, un gennaio di senza tetto accolti dalla Caritas e CRI. Solo primi fiocchi a Udine, ma poco e niente anche nel Gemonese, sulla Bassa. Il comune sopra capoluogo attiva i protocolli di emergenza, temperatura sotto zero in tutta la regione. A Treviso Biancavallo con 12,5 gradi, sul Monte Lusare ben 14,5, 15 gradi negativi sul Monte Zoncolan. Nessun problema per il trasporto ferroviario. Io do un mio commento e posso dire: non siamo mai contenti se c'è il sole. Se c'è la pioggia, c'è la neve, c'è la grandine, c'è di tutto di più, siamo sempre a lamentarci, non siamo mai contenti. E questa è la verità. Violento incendio distrugge un casale, si cerca il corpo di un uomo. A bruciare un casaggiato di 3 piani che si sviluppa su oltre 300 metri quadrati. I vigili del fuoco hanno operato con ben 7 squadre fino alla mattina per avere ragione delle fiamme e a iniziare poi le prime opere di smassamento dei materiali andati a fuoco. Spese legali e controlli, ecco tutti gli incarichi affidati alla Friuli Venezia Giulia. Entro 5 anni, ben 169.000 pazienti senza medico in regione. Ritorno a dire di nuovo che il tempo dovete sempre andarlo a vedere. Non aspettate che arrivi la cosa e dopo vi accorgete che bisogna buttare il sale. Qua in Friuli Venezia Giulia, le autostrade hanno buttato sale 24 ore prima. Pensate un po' voi. La storia: Codroipo, elettricista, diventa imprenditore e crea posti di lavoro. Michael Boldarino, 28 anni, sfida la crisi e punta sulla ricerca. Cerca finanziatori per dare occupazioni a 200 persone. A Udine, a fuoco un camion in alta la colonna di fumo in Viale Palmanova. Il rogo probabilmente causato dal malfunzionamento di un furgone frigo. Sul posto 2 squadre di vigili del fuoco. Osoppo, i carabinieri vanno a casa per portarlo in carcere e gli trovano ben 2 chili di marijuana. Il quarantenne era in prova ai servizi sociali per reati legati allo spaccio di droga. Era stato trasferito in carcere. A Fagagna OSS Cicogne, sostenete l'Oasi, rischia di svuotarsi. L'allarme è stato lanciato dal presidente della riserva Enzo Uliana. L'obiettivo è mantenere la popolosità della colonia stanziale. La riserva è nata nel 1989. Vive grazie al lavoro dei volontari, a un contributo del comune di Fagagna e col ricavato delle offerte e di quanto corrispondono dai visitatori mediamente gli ingressi. A Gorizia la di finanza scopre e arresta al confine un latitante. Dopo aver fermato un'auto proveniente dalla Slovenia, con a bordo ben 4 persone di nazionalità rumena, i finanzieri hanno scoperto che uno di questi era destinato in un provvedimento di carcerazione. Pensate un po' voi. Altre notizie, le foto, lo spettacolo della laguna ghiacciata, Marano nella morsa del Buran. In queste immagini, alcuni storci di Marano Lagunare, nel corso del martedì di ieri, il ghiaccio si era impossessato dalla laguna. Treni in forte ritardo, la regione non ci sta, chiede garanzie alla RFI Trenitalia di ieri. L'ente sollecita un tempismo e ripristino della normalità nella circolazione e vuole conoscere i motivi per quanto ha portato la situazione. Ritardi anche di 70-80 minuti, ma oggi posso confermarvi che i treni erano tutti in funzione. Inchiesta sui falsi prosciutti, dopo le intrinsecate indagini sono 91. Stravaccioni su Redi Puglia, il PD si scusa, errori di intassi e sul numero di morti e volume realizzato a Roma e anche il nome della località che ho
Ospita il sagrato del sbagliato, re di Puglia. Re di Puglia, cioè staccato, non re di Puglia. Pensate un po' voi. Tarvisio, addio a Gio Battamorassi, il grande saggio dei violini. Il luthaio, apprezzato in tutto il mondo, è mancato ieri all'ospedale di Cremona. Aveva 84 anni, considerato anche uno dei migliori costruttori temporanei di strumenti, e era originario di Arta Terme. Andiamo a vedere altra notizia. A Udine si addormenta al semaforo, ma dietro c'è la polizia. Pensate un po' voi che figure. A Udine permessi delle ZTL, cioè zona traffico limitato, già superate le 800 richieste. Mercoledì 28 febbraio, ieri, scade era doveva scadere il termine per ottenere il pass, ma c'è già chi prova a eludere i controlli. Pensate un po' voi. Andiamo a vedere invece il meteo, che tanti dicono: oddio, il tempo, il tempo. Bisogna andare ad aggiornarsi. Ci sono applicazioni nel smartphone, nei cellulari, nel tablet, nel computer. Cioè, andate a vedere, aggiornatevi. Situazione generale: una vasta depressione interesserà nei prossimi giorni d'Italia, favorendo l'afflusso di quota di correnti sud-occidentali, e a tratti saranno molto umide. Venerdì la presenza dei domani in un minimo barico della sulla Corsica provocherà un afflusso di correnti nord-orientali nei bassi strati. Andiamo a vedere il tempo di domani. Venerdì 2 marzo. Il cielo in prevalenza coperto. Coprizione scarsa è più probabile nella seconda parte della giornata. In genere deboli localmente moderate a est. Neve inizialmente oltre 300 metri circa. In rinalzamento fino ai 600 circa. Sulla costa e sulle zone orientali si farà bora da moderata a sostenuta. Probabile forma di ghiaccio al suolo in provincia di Trieste. Oltre 200 metri circa. Possibile però anche nelle valli sulla zona pedemontana. Le temperature si rialzeranno notevolmente, le massime e le minime, cioè in pianura le minime da meno 2 a più 1 grado, massime da 3 a 6 gradi, in costa minime da meno 1 a più 2 gradi, massime da 2 a 5 gradi, in 1000 metri più 1 grado, 2000 metri meno 3 gradi la media. Vediamo il tempo per dopo domani, sabato 3 marzo. Sui monti nuvoloso, su pianure e costa in prevalenza coperto. Verso sera saranno probabili le precipitazioni sparse, in genere deboli, con neve oltre 600 metri circa. Le temperature saranno notevolmente sopra lo zero, cioè minime da più 1 a 3 gradi e le massime a 5 a 7 gradi. In costa minime da 3 a 6 gradi, massime da 6 a 9 gradi. In 1000 metri 0 gradi, 2000 metri meno 3 gradi la media. Vediamo il tempo per domenica, la tendenza del 4 marzo. Sulla zona montana, poco nuvoloso, su pianura e costa variabile, con possibile formazione di foschie o nebbie nelle ore notturne. Le temperature in pianura si prevederanno da minime da 0 a più 3 gradi, massime a 7 a 9 gradi. In costa minime da 4 a 7 gradi, massime da 8 a 10 gradi. In 1000 metri 1 grado, 2000 metri meno 2 gradi la media. Vediamo la tendenza anche per lunedì 5 marzo. Al mattino probabile nuvolosità variabile. In giornata peggioramento con piogge da moderate ad abbondanti. Neve oltre 800, 1000 metri circa. In pianura le minime da più 2 a 4 gradi, massime da 8 a 10 gradi. In costa minime da 6 a 8 gradi, massime da 10 a 12 gradi. I 1000 metri più 1, 2000 metri meno 1 grado la media. Quindi, come dicevo, aggiornatevi sempre sul tempo, perché ogni giorno le situazioni, le tendenze possono cambiare. Andiamo a salutarvi, vi ringrazio veramente per l'ascolto da TG regionale e Meteo regionale del Friuli Venezia Giulia. Da qui finisce, a domani, come al solito, per TG regionale. Ci sentiamo prossimamente domani, sempre alla stessa ora, a fra poco per TG Sport.